il ricordo del 10 febbraio 47 è il ricordo di un diktat, non era un trattato, era un'imposizione all'Italia, che ha perso un'intera regione ai confini orientali e la popolazione di quella regione ha perso i luoghi dove erano nati e vissuti per secoli. Dopo 58 anni questo ricordo è passato da essere riservato ai soli esuli a essere un ricordo di tutti gli italiani, che ricorderanno adesso l'esodo, le foibe che l'hanno causato e dovrebbero ricordare anche il contributo dato dagli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia alla storia, alla letteratura, alla cultura, alla civiltà e allo sviluppo sociale e economico delle regioni del nord-est e di tutta Italia. Lo ricordiamo dopo 17 anni di giorno del ricordo, dove ancora ci sono tante lacune. Ancora questa storia è da una parte poco conosciuta e dall'altra parte è motivo di scontri ideologici. E questo non dovrebbe essere. Ai giovani voglio dire di avere fiducia nell'avvenire, perché il passato ci deve insegnare a combattere quelle idee che purtroppo pervadono ancora la nostra società in tanti paesi del mondo, e bisogna avere il coraggio di affrontarli con fiducia, perché il bene arriva sempre.